Oggi faremo i biscotti a bracci. Per prima cosa, questi saranno i nostri ingredienti: cacao, zucchero, farina, panna, lievito, burro e un uovo. Adesso dobbiamo mettere lo zucchero dentro il burro. Ricordiamoci, il burro deve essere morbido. Adesso dobbiamo girare. Adesso il burro è pronto e ci aggiungiamo dentro un uovo. E giriamo il tutto. Il nostro burro è fatto, ora aggiungiamo il lievito nella farina e facciamo così per un po' di volte. Quando vedete circa che l'impasto è un po' fatto, aggiungiamo tutto dentro il burro. Adesso mescoliamo. Adesso mettiamo dentro la panna. E il resto della farina. E giriamo il tutto. Se volete, potete anche usare le mani. Ecco, adesso il nostro impasto è bello pronto e lo tagliamo in due. Una parte dovrà andare in frigo, in questa pellicola, mentre l'altra parte aggiungeremo il cacao. Così, in questo modo. E aggiungiamo la panna per la bocca. E mescoliamo tutto. Ecco, adesso il nostro impasto nero è pronto, lo mettiamo nella pellicola e lo lasciamo riposare nel frigo insieme all'altro. Ecco, la nostra pasta ha riposato per bene, adesso la tiriamo fuori, dobbiamo fare tante striscioline. Circa così ne prendiamo di pezzo e lo lavoriamo un po' e facciamo tante striscioline.
Ecco, adesso sono venute fuori queste striscioline e abbiamo tirato fuori anche dal frigo la pasta frullatura. Intanto ho messo anche a riscaldare il forno a 160 gradi con la pasta frolla nera al cacao. Dobbiamo fare la stessa cosa, lavoriamo un po' sempre. E facciamo delle striscioline. Ecco, queste sono il risultato delle nostre striscioline. Adesso dovremo tagliarle. Dobbiamo tagliare le estremità. Sia del bianco sia del nero. Fare dei pezzi circa così uguali. Ecco, in questo modo dovremo lavorarli un pochino e fare in modo che si tocchino, diciamo. Così verranno. Li mettiamo in una teglia e li mettiamo nel forno. Ecco, i nostri biscotti sono stati fatti e ora li metteremo in forno. Qui adesso aspettiamo. Sono passati 12 minuti e adesso i biscotti sono cotti. Spegniamo tutto. E tiriamo fuori dal forno. Ecco qui il nostro risultato e buon appetito!